La grande musica internazionale ritorna a Villa Mannin di Passariano di Codroipo. La storica venue, fiore all'occhiello del patrimonio artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia. Ospiterà l'unica data nel nord-est della parentesi italiana della tournée europea del grande Thom Yorke. Il concerto. Con il progetto Tomorrow's Modern Boxes, Thom Yorke sarà protagonista a Villa Mannin di Codroipo, Udine, il prossimo 17 luglio, nell'evento organizzato da Zenit SRL Ente Regionale per il Patrimonio Culturale dell'FVG. In collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG e Città di Codroipo. I biglietti per questo nuovo importante appuntamento dell'estate musicale in Friuli Venezia Giulia saranno in vendita a partire dalle 10:00 di venerdì. Gennaio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e prossimamente nei circuiti Estereo e Ticket Eventim. Info e punti vendita su www.azalea.it. L'artista. Thom Yorke, cantautore, polistrumentista, compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno degli artisti più importanti e influenti del nuovo millennio. Inserito al 66esimo posto nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone, suona chitarra elettrica, acustica e pianoforte. Ed oltre alla straordinaria carriera intrapresa assieme all'alternative rock band, ha alle spalle un importante successo da solista, che vede come album d'esordio dei Razer. Uscito nel 2006 è andato direttamente nella top 10 di USA e UK ricevendo una nomination ai British Mercury Prize e una nomination ai Grammy Awards nella categoria miglior album di musica alternativa. Yorke riceve la sua prima chitarra come regalo per i suoi 7 anni, ai tempi della scuola conosce i componenti dei futuri Radiohead, lavora come DJ e suona con altre band di Exeter. I Radiohead. Solo nel 1992, grazie ad un contratto con la EMI, la band muta il suo nome in Radiohead, della quale Yorke ne diventa cantante leader. In quell'anno pubblicano il loro primo singolo, Creep, che ebbe un inaspettato successo mondiale. La loro reputazione cresce in maniera esponenziale con le pubblicazioni del terzo e quarto album, rispettivamente. Ok Computer 1997, riconosciuto come pietra miliare della musica rock degli anni 90, e Kid 2000, in seguito ai quali la popolarità della band britannica arriva ai massimi livelli. L'approccio sperimentale alla musica di Thom e il suo tocco di malinconia rendono presto il suo stile inconfondibile e unico, apprezzato in tutto il mondo. La carriera da solista. Dal 1998 Yorke intraprende alcuni progetti da solista, partecipa infatti alla realizzazione di diverse colonne sonore. Tra le quali quelle dei film Velvet Goldmine e The Twilight Saga, New Moon, e collabora con i Bradstore e gli Uncle. Tra il primo e il secondo disco solista,
nel 2009 Tom York fonda insieme a Flea, Red Hot Chili Peppers, il produttore Nigel Godrich, il batterista Joey Ronker e il percussionista Mauro Refosco. Il gruppo Atom for Peace, pubblicando nel 2013 l'album di debutto Omaha. Nel 2014 pubblica a sorpresa il secondo album da solista, Tomorrow's Modern Boxes, prodotto con l'aiuto di Nigel Godrich. Tra le particolarità delle sue creazioni artistiche, c'è da ricordare il brano Subterranea, composto per una mostra a Sydney. La cosa sorprendente su di esso è la durata, di ben 18 giorni. Esattamente il periodo dell'esposizione, di cui nessuno dei minuti è uguale all'altro. Punto dopo l'uscita di Tomorrow's Modern Boxes a settembre 2014, York, Godrich e Barry hanno intrapreso, per tutto il 2015. Il loro primo tour, coprendo Regno Unito, Europa e Giappone. Dopo la ristampa di Tomorrow's Modern Boxes nel dicembre 2017 su 40 Recordings, il trio ha debuttato negli Stati Uniti. Esibendosi nei teatri di Los Angeles e Oakland e ha preso parte al Day for Night Festival di Houston. L'ultimo suo progetto, Suspiria, uscito l'ottobre scorso, contiene 25 brani composti per il film omonimo di Luca Guadagnino. Il singolo Suspirium viene premiato come miglior brano originale alla 75esima mostra del cinema di Venezia e candidato alle nomination per gli imminenti Oscar. Le esibizioni. Nei prossimi concerti Tom York eseguirà brani dalle sue opere da solista dei Razor, Tomorrow's Modern Boxes e Atoms for Peace e Seama con il produttore barra collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barry. La combinazione di suoni di Tom e Nigel e le straordinarie immagini di Tarik Barry hanno generato elogi in tutto il mondo.